dentro ognuno di noi c'è nascosta un'idea, servirebbe a cambiare una vita, inventare la misura, ne varrebbe la pena di provare a partire, si potrebbe tornare bambini e nelle mani il domani. Dentro ognuno di noi c'è nascosto qualcosa e vorresti tenerla ed usarla con molta pazienza. Non la trovi nel banco dei pegni, nelle notti agitate, è la cosa più rara che hai per non perderti mai. Ed io posso scoprire dov'è, nascosta dentro al mio cuore, che posso aprire e far crescere fino a poterla sognare. Proprio dentro di noi c'è un bimbo che ci difende e ci fa ripartire, tenendo in piedi la vita, tenendo in piedi un'idea, tenendo in piedi la vita, tenendo in piedi un'idea. Adesso immagina qui una grande poesia, dove tutto è nascosto e proibito, dove tutto è sicuro, a volte sincera, ed inventa l'amore, nasconde i nostri cuori dagli ostacoli. E io posso scoprire nascosta dietro al mio cuore, che possa aprire e far crescere fino a poterla sognare. Proprio dentro di noi c'è un bimbo che ci difende e ci fa ripartire, tenendo in piedi la vita, tenendo in piedi un'idea, tenendo in piedi la vita, tenendo in piedi un'idea. Che queste canzoni sono state scritte partendo dalla ricerca con i detenuti, ecco Roberto Cannavò. Sono Roberto Cannavò, sono detenuto nel carcere di Opera, sono il Gastolano e da questi 25 anni detenuto. Oggi sono qui forse perché dopo tanti anni di introspezione sto dialogando con quel bimbo che ho abbandonato quando ero piccolino. La mia infanzia l'ho abortita perché diversi problemi familiari, nell'essere non riconosciuto nelle cure domestiche. Questo ha fatto sì che veramente sono cresciuto tralasciando l'adolescenza e tralasciando soprattutto l'infanzia, mi ha portato verso la devianza e ho commesso diversi errori. Oggi, dopo tanti anni, veramente ascoltando io questa canzone di Tomino, che a differenza mia lui il bimbo lo tiene sempre presente in sé, oggi veramente sto dialogando con me stesso, quindi sto dialogando con le mie fragilità, anche grazie al gruppo della trasgressione, e questo mi sta facendo riacquistare quella libertà che ero proprio sotterrato. Anche se sono detenuto, sono qui con voi ad esprimere il mio orgoglio di essere un cittadino e di poter rappresentare anche in una forma di diversamente libero la società. Ecco, questo vuol dire che mi sento di più.